Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie che apriamo con la cronaca. Sono 29 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Erano legate alle cosche di 'Ndrangheta, di San Luca, Bovalina, Africo e alla Sacra Corona Unita. L'operazione della Guardia di Finanza, denominata Revolution, si innesta nella più ampia operazione antidroga condotta in tutta Italia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Tra i 29 arrestati, 6 ostunesi, un mesagnese ed un brindisino, in particolare in questo servizio di Stefania Franciosa. Sono brindisini 8 dei 29 soggetti arrestati nell'ambito della maxi operazione del GICO, della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e della Direzione Centrale Servizi Antidroga. Si tratta di Giuseppe Cantoro, 50 anni, dell'imprenditore Antonio Flore, 45, di Cosimo Lacorte, 33, Cataldo Tanzarella, imprenditore turistico, 64 anni, Francesco Paolo Ungaro, 40, Vincenzo Zurlo, 56 anni, tutti gli ostuni, Mario Spagnolo, 50 anni, nato a Lecce ma residente a Brindisi, e Cosimo Ribezzi, mesagnese di 53 anni. Sarebbero tutti legati alle cosche di San Luca, Bovalino, Africo e alla Sacra Corona Unita. Dovranno rispondere di traffico internazionale di cocaina. Tra le 29 persone anche Bruno Pizzata, ritenuto un noto narcotrafficante. L'indagine avrebbe accertato l'esistenza di un collegamento tra le due regioni del Mezzogiorno, la Calabria e la Puglia. Le investigazioni sulla costola pugliese dell'organizzazione hanno permesso di accertare che il gruppo, oltre al traffico di droga, era impegnato contestualmente nell'introduzione sul territorio nazionale di bond della Federal Reserve degli Stati Uniti d'America, falsi del valore nominale di 500 milioni di dollari USA. Gli investigatori ritengono che il bond falso servisse a precostituire delle linee di credito da utilizzare per successivi investimenti imprenditoriali. Per evitare il danno economico che l'operazione finanziaria avrebbe prodotto, il 24 marzo del 2011 è stato sequestrato il falso bond emesso dalla Federal Reserve per un valore nominale di 500 milioni di dollari statunitensi, che è stato rinvenuto in una cassaforte nell'abitazione dell'uno degli indagati, Antonio Flore. In un'altra operazione dei carabinieri dei ROS, legata ad un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano contro un traffico di droga gestito dall''Ndrangheta, sono stati eseguiti oltre 50 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti degli affiliati ad un sodalizio transnazionale di matrice 'ndranghetista, responsabile di traffici di sostanze stupefacenti. In Puglia è stato effettuato un solo arresto, quello di Cosimo Canovari, 44enne di Francavilla Fontana, destinatario di una bomba a casa nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. Le indagini condotte dal ROS hanno documentato come l'organizzazione, utilizzando le rotte commerciali marittime, importasse la droga dalla Colombia e dall'Ecuador, introducendola in Europa attraverso i porti di Anversa ed Amburgo. Per gli approvvigionamenti della cocaina destinata, oltre che in Italia, anche in Belgio, Germania, Olanda ed Austria, era stato costituito un cartello dalle proiezioni milanesi di diverse cosche dell''Ndrangheta. Documentata anche la compartecipazione al traffico di soggetti riconducibili a Cosa Nostra, in particolare alla famiglia Fidanzati di Palermo e ad alcune famiglie mafiose di Gela. Ed ora cambiamo argomento. Alla commissione d'inchiesta sui bilanci della Cittadella della Ricerca, nominata dal Consiglio Provinciale, ha concluso questa mattina i propri lavori dopo 15 sedute nelle quali sono stati uditi tutti i consigli di amministrazione e revisori dei conti succedutisi negli ultimi anni, oltre consulenti, soci di minoranza e commissioni liquidatori. La Commissione, nella sua interezza, ha ritenuto opportuno mantenere l'impegno di relazionare al Consiglio Provinciale e pertanto ha chiesto al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario Generale, al Presidente della Giunta Provinciale Ferrarese un consiglio d'urgenza per lunedì 22 ottobre alle 15:30. Tale decisione è finalizzata, così come previsto nella delibera con la quale fu istituita la commissione di inchiesta, a rendere noti con la massima trasparenza i fatti accaduti che hanno determinato lo scioglimento della società consortile. E Walter Veltroni nei giorni scorsi è intervenuto a Selva di Fasano per presentare il suo nuovo romanzo L'Isola e le Rose, l'incontro organizzato dal Centro Studi Valerio Gentile. Vediamo il servizio. Walter Veltroni e il suo ultimo lavoro L'Isola e le Rose hanno fatto tappa a Selva di Fasano per gli incontri d'autunno organizzati dal Centro Studi Valerio Gentile. Il nuovo romanzo prende le mosse da un episodio vero e dimenticato per raccontare la nascita a 11 km dalla costa di Rimini di un'isola artificiale che richiama turisti da tutta Europa. L'idea di una micronazione indipendente, l'Isola delle Rose, e l'invenzione di una radio libera. Tutto alla vigilia del 1968. È una storia vera, è una storia accaduta negli anni 60 in Italia e
che io, diciamo, ho arricchito con la fantasia di quattro personaggi, quattro ragazzi, amici tra di loro, che cercano di realizzare questo sogno, questa utopia, ci riescono, e poi però quest'isola verrà distrutta come è accaduta nella realtà. Ed è un romanzo sull'amicizia, sull'utopia, sul desiderio di ciascuno di realizzare il proprio progetto individuale. E insomma, in questi tempi spero possa essere utile. Parla di amori, tradimenti, debolezze, slanci, padri che muoiono e figli che riscoprono sentimenti perduti. È il romanzo di un'utopia contrastata dal potere e di un sogno che valeva la pena vivere. Il libro è ambientato nel prologo, nella conclusione e nell'oggi, poi in mezzo invece è ambientato negli anni in cui si svolge la storia, cioè gli anni tra il 67 e il 68. E sì, però è anche un libro che cerca di dare una speranza in questo momento così cupo e scuro che viviamo. Per l'occasione del tour in Puglia, l'indomani della dichiarazione di non volersi ricandidare, ha voluto incontrare la famiglia di Melissa Bassi, la ragazza rimasta vittima dell'attentato dinanzi alla Morvillo Falcone di Brindisi, forse l'esempio concreto dei sogni infranti della nuova generazione. Ho incontrato due persone fantastiche, provate in maniera terribile dal dolore, ma fantastiche, con un'umanità, una ricchezza interiore che sono, credo, la principale risorsa sulla quale in questo momento possono far leva, oltre che sulla solidarietà della città che si è stretta attorno a loro, però veramente due persone fantastiche. E sono arrivati finalmente i defibrillatori promessi tempo fa dal presidente della provincia ferrarese, il quale questa mattina ha convocato una conferenza stampa per annunciare la disponibilità dei macchinari. Nell'occasione ferrarese ha ribadito che da lunedì prossimo non sarà più il presidente dell'amministrazione provinciale. Vediamo. Sono arrivati i primi 12 defibrillatori che, così come annunciato qualche mese fa dal presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, verranno messi a disposizione di alcuni dei più grandi istituti scolastici del territorio, oltre che della prefettura, del tribunale e dello stesso ente provinciale. Una promessa mantenuta, ha spiegato il presidente Ferrarese nel breve incontro di questa mattina con la stampa. L'avevamo detto e chiaramente abbiamo mantenuto anche questo impegno. I primi 12 defibrillatori, quindi il primo lotto, oltre al tribunale, quindi alla provincia e alla prefettura, lo stiamo consegnando ad altre 10 scuole del territorio, 3 di Brindisi e poi in mano Francavilla, Ostuni, insomma in 10 città della provincia. Il secondo lotto sarà consegnato a gennaio. Abbiamo potuto far questo perché le casse purtroppo ormai sono completamente vuotate, svuotate dalla spending review, però era un impegno, lo volevo mantenere, abbiamo trovato un'impresa, un'azienda che ci ha sponsorizzato, quindi si chiama Dial questa società, e con lei abbiamo potuto acquistare, insieme al sacrificio sempre della provincia, questi primi 12 defibrillatori. Sapete quanto è importante, sapete che cosa vuol dire salvare una vita nei primi 10 minuti? Si può fare con defibrillatori. Questi sono in linea e in rete con quelli del 118 e quindi nella stessa rete potranno essere utilizzati non soltanto negli istituti dove verranno allocati e collocati, ma anche dai cittadini che in quella zona ci abitano e che quindi potrebbero, spero mai, utilizzarlo. Presidente, prima diceva l'ultimo impegno da presidente della provincia. Ma io gli impegni della mia vita li ho sempre mantenuti tutti. Questo, e io dal 22 non sarò più il presidente della provincia, ed è l'ultimo impegno che sto portando avanti, come tutti gli altri, avevo detto e quindi l'ho fatto, e lo ritengo giusto, perché anche a salvare una sola vita di un giovane o di un meno giovane noi avremo fatto il nostro dovere. Quindi ho consegnato il primo defibrillatore al nostro provveditore, perché è lui il rappresentante di tutta la scuola nella nostra provincia, e quindi orgoglioso di fare anche questo gesto, l'ultimo gesto da presidente della provincia. Ora inizieranno i corsi. Sì, inizieranno i corsi perché noi faremo conoscere, partendo da quelle scuole, faremo conoscere questo strumento indispensabile, ormai purtroppo indispensabile nelle scuole, lo faremo conoscere a tutti coloro che con diversi ruoli operano nella scuola. Vi assicuro che ci sarà una richiesta pressoché unanime per che poi non rimanga, o meglio,
diceva il Presidente, speriamo che rimanga inutilizzato, però se serve dobbiamo immediatamente saperlo usare. E mi piace anche un altro passaggio, la scuola potrà diventare punto di riferimento anche nel quartiere, se, come diceva prima il Presidente, potranno utilizzarle anche quelli che vivono nella stessa area dove è ubicata la scuola, quindi un'altra barriera, insomma, che si rompe tra scuola e territorio, tra scuola e famiglie. Anche questo è positivo, io non ci avevo pensato, ma orienteremo le scuole anche in questo, perché siano pure per questo punto di riferimento per la città e per il quartiere in particolare. Alfabetizzazione alla cultura di genere e delle pari opportunità, questo è il titolo del corso di formazione presentato questa mattina nel Salone di Rappresentanza della provincia di Brindisi, il servizio. È stato presentato questa mattina in provincia Brindisi il progetto che mira a sensibilizzare i giovani attraverso i docenti alla cultura di genere e alla parità uomo-donna. Si tratta di un corso di alfabetizzazione promosso dall'ufficio della consigliera di parità, oggi la firma del protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico provinciale. Dopo l'esperienza che avevamo avuto con quel corso degli stereotipi di genere, abbiamo visto l'entusiasmo e la partecipazione da parte di tutti quanti, quindi per continuare un prolungamento di quel corso, la consigliera di parità si è offerta spontaneamente per portare avanti questa nostra iniziativa della vecchia commissione. Comunque oggi è a titolo della consigliera di parità e in tutto il suo ufficio e la sua direzione. Continueranno e si svilupperà sempre in sei moduli, più o meno come lo era stato in precedenza. E i vari moduli sono sempre per approfondire la rappresentazione femminile dei media nella pubblicità oppure nelle istituzioni e nella società, il linguaggio, identità di essere, è importante invece un modulo fondamentale che abbiamo voluto inserire, che l'altra volta non c'era, quello della leadership al femminile. Su questo sicuramente approfondiremo in maniera esclusiva. E poi donne e lavoro, del resto la competenza esclusiva della consigliera di parità e del suo ufficio e del suo staff è proprio della formazione lavoro. E per finire una pedagogia proprio delle differenze di genere, in maniera tale che speriamo nelle future generazioni e quindi nei nostri figli di eliminare questi stereotipi di genere. È un corso di alfabetizzazione alla cultura delle pari opportunità di genere. Ho volutamente proposto ai partner questo termine alfabetizzazione perché sicuramente siamo all'ABC della cultura di genere e chiaramente anche la scelta dei destinatari come target, cioè le docenti e i docenti, non opererò certo discriminazioni di genere io, faranno da tramite con i ragazzi e quindi si riverserà sui ragazzi. È modulato in sei unità e sono la rappresentazione dell'immagine femminile nei media e nella pubblicità, la rappresentanza femminile nelle istituzioni e nella società, che è inversamente proporzionale alla prima, e il linguaggio di genere, importante, non è vero che la forma non sia importante, la forma diventa sostanza in molti casi, e abbiamo la leadership al femminile, e il linguaggio donna e lavoro e infine la pedagogia della differenza di genere, quindi un corso a 360 gradi che getta, diciamo, le basi per una prima, appunto, educazione di genere. E nell'ambito della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, questa mattina presso il Museo Provinciale Ribezzo è stato presentato il progetto Viaggi nella Terra di Mezzo, con il quale si intende promuovere e tutelare il patrimonio messapico che lega le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Il servizio. Viaggi nella Terra di Mezzo nasce dall'esigenza di diffondere, promuovere, nonché tutelare il ricco patrimonio messapico che lega le tre province del Salento, Lecce, Brindisi e Taranto. L'intervento parte dal presupposto di mettere a sistema una parte importante dei beni messapici visitabili presenti nelle tre province del Salento, al fine di realizzare dei prodotti turistici vendibili attraverso il lancio di itinerari già identificati in questa fase, sulla base dei percorsi e tratte strutturate dalle Ferrovie Sud-Est. Ci sono una serie di eccellenze straordinarie nella Puglia meridionale che già lavorano da molti anni sulla rivalutazione dell'identità messapica e delle nostre radici, appunto, comuni, che sono appunto
nella storia dei Messapi, che però hanno lavorato in modo autonomo perché hanno dovuto affrontare una serie di difficoltà per il miglioramento delle condizioni dei parchi archeologici, per i restauri dei musei, per la fruibilità dei musei stessi. Mettere in rete tutte queste realtà già di per sé straordinarie è un valore aggiunto, che è quello che consente poi di promuovere il territorio nella sua interezza e quindi avere un impatto maggiore anche nei confronti dei tour operators e nei confronti del mercato turistico italiano ed europeo. Come si può accedere a tale opportunità? Tale opportunità ci sono degli itinerari di cui ci stiamo occupando, che sono appunto nel mettere in relazione le singole realtà. Per esempio nel Tarantino il Parco Archeologico di Saturo e quello del Museo Archeologico di Taranto, che sono due realtà straordinarie che operano, ripeto, in modo straordinario autonomamente, ma che messe in rete formano degli itinerari che sono perfettamente fruibili, perfettamente godibili da parte del turista e hanno una capacità attrattiva notevole. Mi preme fare un plauso alla Fondazione Moschettini, che praticamente si è aggiudicato anche questo concorso, quindi ha dato la possibilità a tutti noi di poter accedere a qualcosa di veramente ambizioso per il nostro territorio, la conoscenza soprattutto del territorio stesso a 360 gradi. Cioè praticamente è un progetto che si riversa molto nel sociale, dà la possibilità anche ai diversamente abili di avere in qualche modo un certo riconoscimento, tra virgolette dico questo, perché chiaramente, ripeto, si dà la possibilità al territorio di essere riconosciuto. Voi sapete benissimo quello che è stato il programma, no? Del presidente Ferrarese in questi anni, che è stato quello di dare la possibilità al territorio di essere conosciuto in tutto il mondo. Quindi questo progetto prevede proprio questo e noi abbiamo da subito sposato la causa, perché chiaramente abbiamo sempre investito su quello che è il territorio della provincia di Brindisi. Quindi veramente un plauso a tutti loro. E nel corso del Consiglio Comunale tenutosi ieri a Martina Franca, i consiglieri di maggioranza, prendendo atto del parere favorevole del dirigente del settore sviluppo territoriale della seconda commissione consigliare della Commissione Paesaggistica Locale, hanno espresso parere favorevole alla proposta ANAS relativa al progetto definitivo dei lavori della statale dei Trulli Tronco Martina Franca Taranto. Il progetto definitivo, aggiornato al 19 settembre, prevede il rifacimento del manto stradale, l'adeguamento a 4 corsie del tratto denominato Rimini Superiore, esteso per circa 4,5 km, la messa in sicurezza delle aste di penetrazione sud e nord. A tal proposito, intervento strategico risulta essere la costruzione delle due rotatorie in due punti nevralgici del tracciato, una all'altezza di San Paolo e l'altra all'incrocio della Vinicola di Marco, oltre che il posizionamento di altre due rondò, che consentiranno di mantenere in quel percorso una velocità minore, riducendo il rischio di incidenti e di multe per eccesso di velocità. Il Consiglio Comunale, ha dichiarato il sindaco Franco Ancona, all'unanimità dei presenti ha dato parere favorevole. Si tratta di un'opera progettata di assoluta necessità e di preminente interesse pubblico, in quanto quella strada è caratterizzata da una notevole incidentalità a causa di una serie di criticità che presenta. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.